Buongiorno a tutti, bentrovati a questa nuova puntata di Mattina in Salute e do il benvenuto al dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista. Bentrovato Lorenzo, Grazie anzi, Francesca per l'invito. ben ritrovato. Allora Lorenzo, è tempo di vacanze, quindi come ci prepariamo alle vacanze estive? Come ci prepariamo fisicamente? Poi vedremo via e via quali sono, i segreti e i consigli che ci proponi. Allora, questo argomento è veramente l'argomento più gettonato forse dell'intero anno dal punto di vista lavorativo quantomeno. Perché? Perché ovviamente la parte di vacanze estive è quella più sentita perché ci cominciamo a esporci direttamente in costume piuttosto che. E allora dobbiamo farci trovare al massimo della forma e in una condizione quindi estetica migliore possibile. Lorenzo, posso chiederti un'informazione? Anzi, facciamo così, ti chiedo, è vero come la domanda, appunto, dici il tema è gettonatissimo, come metterci in forma prima della prova costume, è vero, lo sentiamo tantissimi consigli, ma io ti chiedo come farlo in breve tempo, senza però ricorrere a quelle diete fai da te un po' troppo aggressive che magari poi ci creano dei problemi poi dopo. Quindi ti dico in maniera molto equilibrata, in maniera seria, anche diciamo onesta, quindi senza perdere chili in eccesso in una settimana, come ci dobbiamo comportare anche per... Pensando a tutte le persone, posso dirti anche come me, che magari non sono così costanti e determinate nel prepararsi appunto alla stagione estiva o nel mantenersi in forma sempre. Hai fatto un'ottima premessa, Francesca, perché il punto vero è questo, è fare le cose bene senza trovarsi agli ultimi giorni in una condizione di emergenza, ovvero di essere fuori forma prima della prova costume, e quindi usare degli approcci molto aggressivi per perdere gli ultimi chili. Peraltro, parlare di chili ovviamente è sempre una questione di bilancia e non è una questione, come dire, così completa dal punto di vista del valore indicato. Perché? Perché un chilo può essere un chilo di acqua, un chilo di grasso, un chilo di muscolo, sempre un chilo è, ma ovviamente a livello estetico questa cosa fa molta differenza. Quindi non è solo una questione di perdere chili, ma è che cosa stai perdendo quei chili. Infatti gli approcci molto aggressivi di tipo so, diete di digiuno piuttosto che diete a bassissime calorie hanno questo problema, cioè è vero perdi chili sulla bilancia, però questi chili sono soprattutto a carico di un po' di grasso, molta acqua e una parte di muscolo, quindi l'effetto globale potrebbe anche non essere così marcato e così bello come da bilancia rispetto ai chili persi. Questo è un concetto quindi, che volevo sottolineare prima. Quindi in breve tempo cosa intendo? Allora, normalmente con le persone che seguo cerco di ragionare almeno nei 2 mesi precedenti alle vacanze. Ovviamente siamo già a luglio, quindi siamo in una situazione un pochino più compatta, compressa a livello di tempistiche, e allora dobbiamo agire un pochino più rapidamente. Non è un approccio che mi piace particolarmente, però cerchiamo di dare delle indicazioni per quanto riguarda delle regole generali di buon senso. E Allora, andare incontro a tutte le esigenze, appunto, dici esattamente. non mi piace molto, però c'è una fetta della popolazione, uomini e donne, che appunto quando inizia a essere giugno piuttosto che luglio iniziano a dire: mamma mia, fra pochissimo devo andare in vacanza e quindi devo mettermi al lavoro. E infatti è una cosa che capita spessissimo da qualche anno, ovviamente, di avere a che fare con questo tipo di clientela che ha questa esigenza. E se l'alternativa è usare approcci molto aggressivi, io prendo assolutamente volentieri la persona in carico per evitare quindi questo tipo di approcci errati. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è capire quanti chili di troppo ci sono, perché ovviamente se abbiamo l'ultimo mese di lavoro, ad esempio, dobbiamo pensare che non è possibile perdere più di 2,5 kg, 3,5 kg in maniera sana, cioè in maniera da non perdere anche la parte estetica a livello di tono muscolare, per esempio. Quindi non essere, come si dice, sciupati, di non sciuparsi, no? Questa parola capita spesso di sentirla, no? Nell'ambito delle diete. E questi 2,5 kg, 3,5 kg, come possiamo agire per toglierli? Allora, la prima cosa è lavorare
analizzando un po' quella che è l'alimentazione attuale della persona. Molto spesso cominciando a eliminare tutti quegli eccessi, quelle situazioni in cui si tende a mangiare calorie in maniera concentrata, ad esempio aperitivi, ad esempio pizza con gli amici, uscita al bar a bere, non so, birra piuttosto che, in modo tale da cominciare a eliminare le calorie in eccesso che sono quelle che non hanno nessuna valenza dal punto di vista nutrizionale. Messo in ordine questo, quindi da partire da questa base iniziale, iniziare a lavorare sulla dieta e sull'esercizio, perché parlare di dieta senza parlare di esercizio ha poco senso per quanto mi riguarda, ovvero l'esercizio sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista buon funzionamento dell'organismo ha molto a che fare con la dieta e va lavorato in maniera e va ottimizzato di pari passo all'alimentazione stessa. Quindi si guarda anche cosa la persona fa o cosa magari non fa perché è sedentaria e iniziamo anche a rimetterla in moto. Questo vale, è un consiglio che non ha assolutamente stagioni, nel senso non è un consiglio di luglio per agosto per il mare, è una cosa che invito tutti a fare indipendentemente dal momento dell'anno. Ma a maggior ragione ci può dare una mano ad aumentare quello che è il consumo ovviamente energetico. Perché riducendo l'introito calorico attraverso l'eliminazione dei pasti liberi degli eccessi calorici, l'aperitivo, eccetera, e nel contempo aumentando il consumo, chiaramente si può già creare una situazione di vantaggio per cominciare a perdere questi chili. La terza cosa è ovviamente guardare l'alimentazione di base quotidiana e rimettendola in un assetto più prono alla perdita di grasso. Come si fa? Generalmente un approccio che si può usare per questo mese, diciamo di extremis, è quello di non solo ridurre le calorie, ma iniziare a ridurre anche in media quello che è l'apporto, per esempio, di carboidrati. Questo è ovviamente un'idea di base in generale che può essere utilizzata per qualche tempo per aiutare l'organismo a smaltire meglio i grassi. Per carboidrati cosa intendo? Per esempio grandi quantità di pasta, pizza, piuttosto che grandi quantità di frutta persino, che possono essere chiaramente una fonte di zucchero che poco considerata, piuttosto che anche quei carboidrati che magari sembrano, non ci si accorge di assumere, ad esempio succhi di frutta, ovvero bevande liquide per esempio, piuttosto che alcuni tipi di verdure che sono più ricche di zucchero, come le patate, le carote, i pomodori, che sono più zuccherini. Ridimensionando l'assunzione di questo tipo di alimenti si può aiutare l'organismo in questo mese a smobilizzare grasso a scopo energetico. Ipotizzando un elenco, alimenti no, nel senso mi raccomando, attenti alle quantità, alimenti sì, soprattutto mi incuriosiva l'aspetto legato alla frutta, perché magari si dice mangia tanta frutta e tanta verdura e magari mangiamo la frutta e la verdura meno adatta. Quindi se dovessimo pensare ad un elenco, quali alimenti possiamo preferire? Allora, sulla frutta, la frutta è un alimento di per sé ovviamente per sua natura sano, nel senso che contiene non solo una quantità di calorie, di energia, di zuccheri interessante, ma anche tutta una serie di vitamine, sali minerali, antiossidanti e acqua, anche perché la maggior parte del peso del frutto è acqua. Il problema della frutta è che per questioni di tipo di coltivazione, ovviamente che privilegia il peso dell'alimento vendendo le cose al chilo rispetto alla qualità e a quello che contiene a livello di vitamine e sali minerali, la pressione selettiva sulla frutta ha fatto diventare il frutto da poco più di una bacca, come era in natura, a molto spesso un frutto che è veramente una specie di bustina di zucchero in acqua, nel senso che è molto ricca di zucchero a dispetto di magari di una carenza relativa di sali minerali, eccetera. Quindi è molto facile assumere quantità di zucchero importanti anche attraverso la frutta. Detto questo, non vuol dire eliminare in toto la frutta, ma vuol dire ridimensionarne le quantità e magari il tipo, perché ci sono frutti molto più zuccherini e frutti invece che sono relativamente ricchi di zuccheri. Questi ultimi, per esempio, sono le bacche, quindi more, mirtilli, piuttosto che insomma questo tipo di alimenti. Altri invece frutti sono più ricchi di zucchero, ad esempio le mele, l'anguria, le pesche, le albicocche, e questi per esempio possiamo ridimensionarli nelle quantità. Non è necessario eliminarli del tutto, però il ridimensionarli chiaramente aiuta a non accumulare calorie e zuccheri in eccesso rispetto al nostro fabbisogno. Quindi banane e fragole, scusami Lorenzo, mi sono venuti in mente questi due frutti, banane, fragole e melone, anzi tre.
anche loro sono abbastanza ricche di zuccheri, quindi tenderei a considerarle fra i frutti da ridurre in quantità, perlomeno Anche le ad ogni pasto. fragole, identico. Anche le fragole, cioè, ultimamente vediamo anche delle fragole piuttosto robuste a livello di dimensioni, quindi anche lì segno di una pressione verso quel tipo di dimensione, quindi di ricchezza in peso e quindi di zucchero. Sì. Una giornata tipo Lorenzo, Guarda, a me piace. anche ovviamente dando dei consigli anche per tutte quelle persone che hanno tempi sempre molto ristretti, poca pazienza, devono fare tutto velocemente. So che il tempo spesso non fa, diciamo che non aiuta, però diamo dei consigli pratici un po' per tutti. Sì, è il problema principale della maggior parte delle persone con cui ho a che fare anche lavorativamente. Non è tanto seguire una dieta, ma è seguirla rispetto al tempo che si ha. Quindi devo tenere assolutamente presente questa parte perché è fondamentale affinché la persona possa stare a dieta per un lungo periodo. Uno dei principali motivi di abbandono di una dieta è proprio questo, è proprio l'incompatibilità con lo stile di vita e il tempo che una persona ha. E quindi non posso richiedere a una persona di rinunciare al lavoro per stare a dieta e dunque si cerca di adeguare la dieta allo stile di vita. Questa è una premessa di E base. poi lo abbiamo detto anche in altre occasioni quando abbiamo parlato appunto di alimentazione con te, quanto anche sia importante pian piano trasmettere alle persone il fatto che la dieta non è solo devo perdere chili o devo mettere chili, ma è proprio dovrebbe poi diventare uno stile di vita, quindi cercare di accompagnare i tuoi pazienti proprio cercando appunto di raggiungere quell'obiettivo. Quindi a volte, come dici tu, ci sono delle esigenze diverse e a volte bisogna rispettare anche la quotidianità delle persone che si rivolgono a te. Si tratta di trovare un compromesso tra creare delle nuove abitudini migliori, ma nel contempo rispettare i ritmi di vita della persona. E quindi si tratta di trovare delle idee per adeguare appunto un'alimentazione migliore rispetto all'attuale e lo stile di vita della persona che è tra i più variegati, tra chi fa i turni lavorativi notturni, tra chi lavora dalla mattina alla sera in ufficio, e, insomma, tra chi pranza molto fuori, per esempio, no? Si tratta quindi di cambiare delle abitudini rispetto allo stile di vita della persona. Giornata tipo per uno che lavora, non ha tanto tempo, sta spesso a pranzo fuori e magari ha anche una vita così conviviale tra amici, insomma, che quindi cerchiamo di dare qualche indicazione. Allora, una linea generale da cui mi piace partire normalmente è quella di una giornata che è fatta in questo modo. Una giornata da colazione al tardo pomeriggio a medio-basso tenore di carboidrati più ricca in proteine e grassi. Questo per chi lavora è importante perché aiuta la persona a concentrarsi ed avere energie stabili durante il giorno, che è indice poi di migliore produttività e resa a livello mentale nel lavoro specifico che sta facendo. E poi tendo invece ad avere un evento insulinico, quindi un momento in cui si mangiano dei carboidrati nel momento serale. Questo ha una valenza sia di appagamento mentale dopo il lavoro, capita spesso di avere persone che richiedono, il cui cervello, il cui fisico richiedono zuccheri a fine del lavoro, e dove è più propenso anche a sgarrare, tra virgolette, quindi rivolgersi ad alimenti che non sono ideali per la dieta. E questa cosa aiuta anche a migliorare la qualità del sonno notturno. Quindi come è fatta una giornata tipo con questo schema alimentare? Beh, la prima cosa, partiamo dalla colazione. La colazione può essere fatta con una quantità di frutta, 200-300 grammi di frutta, anche tra quelle che vi dicevo sono più ricche in zucchero, ma entro quelle quantità non ci sono grossi problemi a livello di assunzione di zucchero. Per esempio dello yogurt greco, bianco intero, se possibile non zuccherato e diciamo insaporito alla frutta, perché questo spesso nasconde degli sciroppi di frutta con altro zucchero. Degli spuntini, per esempio, fatti con frutta secca, vanno molto bene, mandorle o noci. Un pranzo che spesso viene consumato al di fuori della casa, quindi in un bar al di fuori dell'ufficio, in un ristorante, che può essere fatto con un secondo, un contorno e quindi un condimento poi di olio in abbinamento. E andando verso la cena, ad esempio, un primo, può essere riso, pasta, stando sempre entro certe quantità, quindi non mezzo chilo di pasta chiaramente, ma tra gli 80 e i 100 grammi è una porzione più che sufficiente, e abbinandola ancora della verdura e un po' di condimento come olio, per esempio.
Questo è un'alimentazione di base che consente di, in maniera molto semplice di cominciare a rimettere l'organismo in una condizione per funzionare meglio. Ovviamente poi bisognerebbe parlare anche dell'abbinamento dell'attività fisica, in questo senso, che ulteriormente migliora questa situazione. Che tipo di esercizi possiamo consigliare anche senza andare magari in palestra o senza acquistare strumenti per farli? Quindi quali esercizi pratici possiamo suggerire ai nostri telespettatori? Ma mi piace riflettere su questo perché questo periodo di lockdown che abbiamo vissuto ha sdoganato l'allenamento casalingo, che un po' è esploso anche, no, con l'acquisto di tutti gli strumenti del caso nei vari negozi. Ancora oggi è difficile reperire alcuni strumenti nei supermercati sportivi. Quindi questo mi ha fatto molto riflettere anche su dove magari andrà l'attività fisica nei prossimi anni. E in questo senso l'allenamento casalingo può prevedere di base anche solo delle camminate a passo spedito. A me piace molto questo perché non è un allenamento troppo intenso, è un allenamento che mantiene il battito cardiaco abbastanza sotto controllo, quindi cerchiamo di ottimizzare il consumo di grassi a scopo energetico abbinandolo all'alimentazione che vi ho detto sopra, e consente alla persona quindi di praticare delle attività per almeno un'ora, un'ora e un quarto quotidianamente e di rimettersi in moto. Questa è la base di partenza che consiglio. Sembra un qualcosa di scontato e facile, ma in realtà già questo può dare notevoli risultati dal punto di vista dell'ottimizzazione del metabolismo. Camminate, ma quanto hai detto? Scusami, più o meno un'oretta? Tra un'ora e un'ora e un quarto, in modo tale da fare almeno un 10.000 passi in quell'ora e un quarto circa. Per camminata si intende quindi mai fermarsi, un ritmo spedito, Esattamente. senza però ricorrere alla corsa, quindi Sì. tra la camminata, la passeggiata e la corsetta. È Sì. così per spiegare un po' Sì. quello che potrebbe essere, come potrebbe essere l'andamento, la natura. Preferisco la camminata in generale alla corsetta, nel senso che molto spesso le persone non sono allenate a correre e quindi, non essendo allenate dal punto di vista cardiovascolare e dal punto di vista osteoarticolare, rischiano di avere poi delle noie, dei piccoli infortuni. Quindi bisogna prima fare una propedeutica con una camminata veloce prima di rimettersi a correre. Ecco, questo è un consiglio in generale che mi permetto di dare. E, esatto, la camminata deve essere continua e costante, cioè non è la passeggiata col cane, per capirci, non è il pomeriggio in centro a fare shopping, perché quelli sì, sono passi anche loro, ma non sono passi funzionali al dare uno stimolo all'organismo, sono semplicemente un qualcosa di involontario fatto per fare altre cose, ok? Quindi non è un qualcosa di strutturato, non è esercizio, ecco, per certi versi. L'esercizio è quello che facciamo per fornire uno stimolo all'organismo che vogliamo, diciamo, fornire in maniera specifica. Non è muoversi a caso semplicemente, se no avremo, chiunque faccia un lavoro fisico l'avremo in forma, e non è così, ovviamente. Quante volte a settimana? Anche La camminata anche tutti i giorni, tutti i sì, giorni la anche 2 volte al consigli. giorno, non è qualcosa che impatta sul recupero muscolare, non c'è un grosso impatto sull'organismo. Invece, se si comincia a parlare di attività di palestra piuttosto che, dobbiamo ragionare meglio anche sulla parte recupero, perché viene fatto un danno muscolare e quindi il danno deve essere riparato. Tra le 2 e le 3 volte a settimana potrebbe essere interessante se viene fatta della ginnastica, quindi di tipo anaerobico, flessioni, squat, esercizio a corpo libero, allenamento con i pesi. Ecco, in questo caso possiamo dilatare un pochino la frequenza di allenamento, quindi portandola a 2, 3, 4 volte per settimana. E per chi si volesse preparare alla corsa, che step dobbiamo seguire? Cioè, hai detto chi non è preparato, magari c'è qualcuno che ha dei problemi alle articolazioni piuttosto che alle ginocchia. Immaginiamoci che tutto vada bene, ma che dobbiamo solo riprendere un po' di ritmo. Quindi partiamo dalla camminata veloce, poi che step dobbiamo seguire? Io mi faccio utilizzare il cardiofrequenzimetro, cioè uno strumento che misura la frequenza cardiaca in tempo reale nella persona, sia a riposo sia quando fa sforzo. Adesso ne esistono alcuni comodissimi che sono degli orologini e quindi questo ci consente di avere una facilità anche di utilizzo migliore rispetto alla classica banda che c'era in passato e che c'è ancora. Una volta che riusciamo a camminare in maniera veloce e costante, tenendo i battiti cardiaci sotto controllo, quindi non più alti di 125-130 battiti per minuto,
e questo lo riusciamo a fare in maniera costante, a questo punto è possibile intensificare un po' l'attività ricominciando una corsetta. Ovviamente io chiedo, cioè, consiglio vivamente di farsi prima, se vuole iniziare a correre, farsi prima analizzare per esempio l'appoggio del piede. Perché? Perché molto spesso la corsa smaschera posture legate all'appoggio del piede che sono errate, e quindi nel tempo questo appoggio e questo urto costante del piede in maniera errata si ripercuote poi su caviglia, anca, ginocchia e schiena, e quindi si possono venire fuori nel giro di qualche mese magari qualche piccolo acciacco. Ecco, questa è la premessa principale per cui non inizio subito con la corsa con le persone. Una volta ripartiti con la corsetta, chiaramente anche qui il gioco è fatto, se è fatto soprattutto l'allenamento per il discorso dimagrimento, è un gioco di battiti, cioè non dobbiamo, dobbiamo stare entro certi intervalli di battito in modo tale che il metabolismo funzioni principalmente, non del tutto perché non è possibile, ma principalmente usando i grassi di deposito a scopo energetico. Questo sempre in abbinamento a una dieta corretta. Non esiste esercizio che faccia dimagrire senza una dieta di supporto che sia almeno ipocalorica, poi ottimizzabile ulteriormente attraverso le proporzioni tra proteine, carboidrati e grassi. Prima parlavi di chili, spessissimo si ragiona in chilogrammi, 2 chili in più, io peso 60, tu pesi 55, ma il valore di questi chilogrammi, al contrario senti sportivi che orgogliosi di avere un certo numero di chili e di raggiungere un peso corporeo ideale per loro. Ti sembra tanto, eppure ha un significato diverso. Dai, i 75 kg per una persona possono avere un significato completamente diverso per un'altra. Perché e qual è l'importanza del riconoscere la differenza tra massa magra e massa grassa? Beh, partiamo dal presupposto che chiunque guardi la bilancia la guarda per motivi estetici normalmente. Ecco, e perché, bravo, perché il valore di questi chili, cosa significano questi chili? Il peso che vedi sulla bilancia è semplicemente la sommatoria di tutta una serie di valori che emergono dal nostro organismo, quindi quanto pesa i livelli di acqua nel nostro organismo, che sono circa il 70% del peso totale, quanto pesa il muscolo, quanto pesano gli organi interni, le ossa e il grasso. In maniera molto, molto grezza, ma questi sono i dati sostanzialmente. Uno può pesare quindi 60 kg ed essere alto 1,70 m, ma avere rispetto a un'altra persona che pesa uguale ed è alto uguale, composizione corporea completamente diversa. Cioè, stesso peso, stessa altezza, ma due persone che allo specchio sono completamente diverse tra di loro. Perché? Perché una persona può essere 60 kg, ma avere per esempio il 30% di grasso corporeo, e pesare 60 kg e avere il 5% di grasso corporeo, quindi avere molta più massa muscolare. Di solito i valori ossei e i valori degli organi interni sono abbastanza stabili, non abbiamo grosse anomalie su quello. E questa cosa fa tutta la differenza del mondo. Perché? Perché se ragioniamo sull'estetica non basta guardare il peso della persona, soprattutto se fa attività fisica. Perché? Perché l'attività fisica stimola la produzione di muscolo. Spesso capita di trovare persone che mi dicono: cavoli, questo primo mese di lavoro non ho perso tanto peso, ho perso magari 1 kg, 1,2 kg. Poi, quando in ufficio prendo le misure a queste persone, perché questi valori di massa magra e massa grassa possono essere misurati e vanno monitorati di pari passo al peso, scopri che la persona ha guadagnato 0,5 kg di muscolo e ha perso quindi 1,5 kg di grasso. Che sulla bilancia non si vede, perché 0,5 kg di muscolo equivale a 0,5 kg di grasso sulla bilancia. Ma dal punto di vista globale, estetico, chiaramente i cambiamenti si manifestano in maniera più macroscopica. Infatti, più che il peso, è più interessante guardare i vestiti. Nel senso che per grammo il grasso occupa molto più volume. Ha un peso specifico quindi minore. Adesso entro un po' in questo discorso e cerco di spiegarmi. Ovvero, 1 kg di muscolo e 1 kg di grasso pesano uguali sulla bilancia, ma 1 kg di grasso occupa circa 4 volte lo spazio di 1 kg di muscolo. Cosa vuol dire? Che se io perdo 1 kg di grasso, è molto probabile che i miei vestiti, avendo perso molto volume anche oltre a peso, siano più larghi, ovviamente. Quindi io posso perdere taglie, normalmente. Se io invece guadagno 1 kg di muscolo, è difficile che io veda i pantaloni stringersi per solo 1 kg di muscolo. Perché? Perché il muscolo occupa meno spazio a parità di peso. E dunque, quando i vestiti si allargano, anche se il peso non scende molto, vuol dire che siamo sulla buona strada. Quindi questo è un metro
che faccio utilizzare a persone che magari per questione di distanza vedo un po' meno frequentemente rispetto a chi segue a Brescia, per valutare la bontà dell'andamento della dieta, oltre ovviamente allo specchio, che è sempre un buono strumento, okay? Per quanto magari sia... Però lo specchio a volte ci... Esatto. Ci inganna, esatto. Anche perché magari il nostro occhio può essere più o meno critico, possiamo essere più o meno preoccupati da come stanno andando le cose, quindi magari lo specchio effettivamente è più difficile. È più difficile ed è anche più, come dire, vedendoci tutti i giorni. Soggettivo anche forse, e poi anche, come dici tu, vedendoci tutti i giorni non abbiamo la misura, sicuramente invece sì. I vestiti non possiamo... Quelli sono, nel senso che se io mi indosso un pantalone e mi va più largo, quello è, non esatto. È che non c'è molto, qua non gioca un ruolo importante la soggettività oppure l'essere abituati a vederci in un certo modo. Tant'è vero che, mi permetto di aggiungere una cosa Francesca, questo capita ovviamente nel mondo femminile che è più attento anche ai vestiti, no? Capita spesso che persone dopo aver perso 10-12 kg, magari non tantissimi, rimettono vestiti che si erano messi prima di sposarsi, per capirci, no? Perché nonostante non siano tornati al peso del prematrimonio, hanno comunque delle taglie simili. Perché? Perché hanno nel contempo guadagnato del muscolo. E lì grande soddisfazione, anche perché poi spesso ci capita di dire ma come ti vedo magra, dimagrita? E dici, una persona ti risponde ma no, i chili sono sempre gli stessi, eppure visivamente... Sembra un fisico completamente diverso. Ti ho fatto questa domanda proprio perché spesso ci si demoralizza quando si sale sulla bilancia e dici tanti sacrifici, il peso è sempre uguale, eppure mi sembra di essere dimagrita. Quindi era importante spiegare secondo me questa differenza e che valore hanno i chilogrammi, perché sennò ci si abitua sempre a pensare a numeri, considerare solo i numeri e poi non si considerano invece degli altri aspetti molto importanti, ed ecco anche perché è importante farsi seguire Lorenzo. Certo, e non solo dal punto di vista tecnico farsi seguire, ma anche dal punto di vista di gestire certe situazioni. Esempio classico, una persona fa un pasto libero, mangia la pizza la sera, beve magari una birra, si pesa il giorno dopo, pesa 2 kg in più. Tipico, una cosa abbastanza che capita spessissimo. Ovviamente panico, nel senso che dice, cavoli, per una pizza, com'è possibile che sia ingrassata 2 kg? No, non sei ingrassata 2 kg, sei semplicemente, hai acquisito quasi 2 kg di liquidi, cioè stai trattenendo dei liquidi legati a quello che contiene la pizza, adesso non entriamo troppo nei dettagli. Infatti nel giro di 2-3 giorni il peso tende a ritornare quello che era nel pre-pizza, no? Quindi anche gestire, cioè sapere con coscienza cosa dice la bilancia e capire il perché dice una cosa piuttosto che un'altra, è importante per non appunto scoraggiarsi e avere un effetto rigetto alla dieta. Quindi, vabbè, ma cosa serve stare a dieta? Allora mangio quello che voglio. Cioè, questa cosa qui capita, e quindi di farsi scoraggiare dalla bilancia, e dunque va analizzato il dato, e questa cosa nel fornire supporto alle persone aiuta loro a capire cosa sta succedendo e li tranquillizza e li rimette nelle condizioni di poter stare a dieta e di non demoralizzarsi. Anche perché capiterà anche a te di ascoltare i tuoi pazienti, e ti capita spessissimo di vedere persone molto attente alla tua spiegazione, che apparentemente capiscono perfettamente il valore di questi chili, poi salgono ogni mattina sulla bilancia ed ecco lo sconforto. E quindi, insomma, è importante davvero essere accompagnati quando si vuole raggiungere un risultato e raggiungerlo nel miglior modo possibile. Esatto, e poi anche il pesarsi tutti i giorni, salvo per una piccola nicchia di atleti che hanno bisogno di farlo, non è granché indicativo, perché le fluttuazioni del peso, anche qui attraverso principalmente i liquidi, sono molto altalenanti, quindi è difficile pesare sempre, non so, 79,5, ma un giorno sia 80,1, l'altro giorno 78,8, quindi ha poco senso monitorare tutti i giorni il peso per la maggior parte delle persone, quindi già una volta a settimana è più che sufficiente per normalizzare il dato. E lontano possibilmente appunto dal pasto libero, dalla pizza, perché? Perché anche qui questo evento altera il valore del peso assoluto. Hai fatto un esempio classico del dopo pizza, dopo il pasto libero, dopo la bevuta di troppo. Ecco, come mi comporto allora il giorno dopo, quando vedo che c'è questa variazione di liquidi, come mi devo comportare? Ma il consiglio che do normalmente è rimettersi nell'alimentazione che è stata prevista, senza digiunare 3/4 della giornata dopo, piuttosto che bere il doppio dell'acqua. No, non è necessario. Se
il tuo corpo funziona bene, non c'è bisogno di intervenire per compensare al danno, semplicemente lo si rimette nelle condizioni di funzionare bene. Non è un evento ogni tanto di pizza piuttosto che lo scombussola. Basta semplicemente capire che quei liquidi che hai accumulato, quel peso che vedi in più sulla bilancia, rientrerà naturalmente riprendendo l'alimentazione che si stava facendo prima. Quindi non cominciamo a usare i drenanti per compensare il peso all'ora digiuno fino alla sera dopo, no. Non serve fare questa cosa, cioè è una cosa che va ragionata molto, in maniera molto più specifica e non così in maniera spannometrica. Alimentarsi in modo corretto è importante non solo per i chili di troppo, ma anche per la nostra salute. E certi alimenti sono più o meno consigliati in base anche, l'abbiamo detto, alle esigenze, alla predisposizione di una persona. Quindi io ti chiedo, in queste giornate di sole, siamo al mare, siamo esposti ai raggi solari, magari sudiamo un po' troppo, quali alimenti preferire? E soprattutto, pensando una giornata in spiaggia, si va a pranzo e poi si pensa subito ad un tuffo in acqua. Allora, ci sono delle indicazioni per rischiare meno quelle che possono essere le congestioni, il sentirsi appesantiti, gli abbassamenti di pressione? Non so, ci sono magari un pranzo da preferire rispetto ad un altro? Sì, allora, per quanto riguarda il mangiare e poi andare subito in acqua, il consiglio principale è di utilizzare alimenti che sono facilmente digeribili e che non appesantiscono lo stomaco. Cioè, non mangiare la parmigiana a pranzo, ovviamente, perché? Perché lo stomaco si appesantisce, impiega molto a smaltirla, è chiaro che metterlo in un mare magari freddo e quindi avere un contrasto di temperatura può portare a un blocco digestivo e quindi a una congestione. Invece, un'alimentazione più semplice e più snella, come per esempio l'utilizzo di macedonie, ad esempio, che in spiaggia mi piace molto come strategia, perché? Prima cosa perché è pratico, si trovano più o meno dappertutto, in tutti i chioschetti anche dei vari bagni che si trovano in spiaggia, piuttosto che quindi l'utilizzo di frutta, perché? Perché contiene sali minerali, quindi potassio, magnesio, e questa cosa aiuta anche a mantenere l'idratazione e i livelli pressori, quindi i livelli della pressione, nonostante il sole, normalizzati. Invece, per quanto riguarda la gestione generale, può essere interessante, prima cosa, utilizzare degli integratori, per esempio del beta-carotene, per sostenere anche la produzione di melanina successiva allo stimolo solare, e l'utilizzo di bustine di sali minerali, quindi di integratori di magnesio e potassio, che aiutano a anche qui tenersi idratati e a mantenere livelli di idrici, di pressione, diciamo salubri, perché il rischio di esporsi molto al sole è di disidratarsi, e questa cosa non è per nulla, insomma, salutare e simpatica rispetto a una vacanza che stiamo facendo. Un altro pensiero per chi si allena, è costante durante l'anno, comunque magari si è preparato all'estate e ha raggiunto una certa forma fisica, è la paura di annullare tutto. Nel senso di dire, sono arrivato, ho raggiunto un obiettivo, vado in vacanza 15 giorni, butto all'aria tutti i miei sacrifici. Ecco, come fare a vivere una vacanza in maniera serena, tranquilla, senza pensare ai chili di troppo, senza pensare, mamma mia, cosa faccio? Adesso torno in vacanza e devo ripetere tutto da capo. Ecco, come fare a gestire, appunto, a mantenere una forma fisica, ma in tranquillità, in serenità, godendosi tutto, anche qualche peccato di gola in più, qualche bevuta in più. Allora, questa dipende da come ci si arriva alla vacanza, cioè da che cosa è stato fatto prima a livello di dieta, soprattutto di esercizio, per arrivare nella forma in cui si è arrivati alla vacanza. Cioè, se si arriva da questi 10 giorni drastici dove si è fatto digiuno, piuttosto che, sarà molto molto facile accumulare peso e grasso in vacanza, anche stando anche abbastanza attenti. Perché? Perché per contrasto si viene da un periodo di forte restrizione. Invece, lavorando un pochino più a lungo termine, in realtà la vacanza non fa grossi danni se viene gestita in maniera sobria. L'idea però qual è? È quella di non fare questa cosa, cioè di non essere completamente sedentari in vacanza, cioè lettino, letto, lettino in spiaggia, aperitivo, e nel contempo non aumentare enormemente quello che è l'introito calorico, cioè non cominciare dalla mattina alla sera a mangiare in maniera spropositata e smodata. Quindi,
se possibile, mantenersi almeno un pochino in attività con qualche nuotata, una camminata la mattina piuttosto che, e gestire magari i pasti ovviamente che sono assolutamente leciti in vacanza, in modo tale da circoscriverli magari a uno o due al giorno, non ogni pasto mangiare in quantità industriale. I villaggi in questo senso sono un po' pericolosi, perché sentendo i buffet dalla mattina alla sera, chiaramente una persona è più tentata dal fare questo. Perché sai, anche questo aspetto psicologico gioca un ruolo fondamentale, perché è bello anche andare in vacanza liberi dai pensieri, che a volte ovviamente ci sono, e purtroppo a volte non possiamo essere così liberi in tutti i sensi, e quindi almeno eliminare questo pensiero, che può essere il male minore, certo, male non ci può fare, anzi può fare solo bene anche al nostro spirito. Sì, e poi il cibo è associato assolutamente a rilassarsi, e dunque è normale che in vacanza rilassandosi ci si predispone di più davanti al cibo a dire ma sì, dopo mi rimetto in forma quando riparto. Poi spesso in vacanza si è con amici, compagnia, o col marito, con il compagno, quindi anche l'aperitivo in spiaggia, il godersi un tramonto in un certo modo, perché a volte è vero che è un po' legato, no, questo aspetto del cibo con anche l'aspetto appunto visivo, del divertimento, del passare del tempo insieme. Comunque c'è una relazione importante tra le due cose. C'è una relazione stretta tra cibo ed emozioni che vengono vissute, le buone e le, diciamo, emozioni negative anche. Quindi assolutamente questa componente emozionale rispetto al cibo esiste. Il cibo non è solo calorie, assolutamente, il gusto è momento, è condivisione, quindi assolutamente quello che dice Francesca è corretto. Ma va bene in vacanza, non c'è nessun problema a questo, a meno che non si abbia le Olimpiadi la settimana dopo, chiaramente, ma questo non succede. Allora lì non, dunque, sei spensierato di allora tuo. Allora lì è meglio rimanere più precisi, ecco. Però detto questo, la vacanza deve essere un momento anche di svago, anche dal punto di vista alimentare. Ma proprio perché tutto il resto dell'anno, o quasi, si è mantenuto e ho raggiunto una forma e un metabolismo che è capace di sostenere anche questi 15 giorni di svago maggiore, senza fare grossi danni. Si ritorna dalle vacanze, la ripresa delle diete che ci purificano, detossinanti. Sì, anche questa è in qualche modo un effetto dato dalla vacanza esagerata che spesso si fa a livello alimentare, anche di alcolico spesso, dove quindi si pesa 5-6 kg in più magari di quando si è partiti, capita spessissimo, sembra una cifra esagerata, ma capita spessissimo, e ci si sente appesantiti, gonfi, un po' letargici, quindi un po' spossati, energia molto bassa. Perché? Perché il flusso energetico creato con una dieta ottimizzata è stato rotto dal cambiamento delle abitudini da questo punto di vista. Quindi cosa succede? L'idea è quella di ridepurare un po' l'organismo da questo punto di vista. Ovviamente l'organismo è in grado in maniera autonoma di depurarsi, il fegato in questo senso è un organo veramente super super efficiente nel fare questo, però possiamo aiutarlo con un'assunzione extra di, per esempio, antiossidanti, quindi un'alimentazione più ricca di frutta e verdura nel primo periodo, dopo le vacanze, magari meno ricca di proteine, ovviamente eliminare gli alcolici, e anche meno ricca in grassi. In questo caso questo aiuta anche ad eliminare i liquidi in eccesso, ovviamente abbassando le quantità di proteine e grassi. In questo senso, una volta che nei 5-6 giorni successivi al ritorno dalle vacanze ci si è rimessi in un'alimentazione più corretta, si può ripartire in base agli obiettivi che si hanno, con un'alimentazione più regolare, più equilibrata, più ricca di tutti i macronutrienti necessari, di proteine, carboidrati e grassi. Bere acqua quanto è importante, i litri consigliati al giorno, e poi volevo chiederti una curiosità sulle bibite zero. Sì, allora l'acqua andrebbe innalzata in base al peso, però una regola generale almeno 2,5 litri al giorno per un qualsiasi persona, acqua, se possibile acqua e non Coca-Cola, aranciata, succhi, piuttosto che perché primo contengono zuccheri, secondo isolano un po' dalla salubrità che ha l'acqua, ovviamente. E l'acqua è importante perché se ci lavoriamo in condizioni anche di leggera disidratazione, tutto l'organismo non funziona più così bene. Quindi, ed è molto più facile di quello che si pensa essere leggermente disidratati. Ci sono persone che per abitudine non hanno mai sete,
capita spessissimo di avere persone che anche con la bottiglia davanti in ufficio non bevono mai. Questa cosa ovviamente è legata al fatto che l'organismo si è abituato a vivere con livelli molto bassi di acqua, un po' modalità deserto, modalità risparmio acqua simil deserto, no? Solo che questo non è una condizione naturale, è una condizione indotta dalla diciamo, deprivazione costante di acqua nel tempo. E quindi bisogna ricominciare ad allenarsi forzandosi a bere fino a che non ritorna la sensazione di sete in maniera più frequente. Per quanto riguarda invece il discorso bibite zero, allora, anche se può sembrare una buona idea bere una bibita gustosa ma che contiene zero calorie, perché ha dolcificanti, ci sono due trappole. La prima è il gusto. L'organismo non lavora solo a cosa percepisce una volta assorbito dall'intestino l'organismo nel sangue per il rilascio ormonale. Cioè non basta che ci sia zucchero non serve che ci sia zucchero nel sangue in quantità elevate per rilasciare insulina, ma anche per un meccanismo evolutivo, anche dal gusto, dalla sensazione di dolce dalla bocca, ci sono dei rilasci ormonali che si preparano a digerire e metabolizzare il dolce, quindi lo zucchero. Quindi in questo caso l'organismo viene un po' ingannato e non è il massimo consumare quindi queste bibite in quantità grosse. L'altra cosa a livello intestinale, i dolcificanti in molte persone vengono mal tollerati, quindi possono portare a diarrea, aria nella pancia, gonfiore. Infatti per esempio su molti chewing gum o caramelle c'è scritto l'uso in quantità grosse può provocare effetti lassativi, e questo è proprio l'effetto dei dolcificanti. Inoltre possono anche un pochino alterare, poi dipende dal dolcificante a dolcificante, ma i polialcoli specificatamente possono alterare la flora batterica intestinale, quindi creando delle situazioni di cosiddetta disbiosi, quindi una perdita dell'equilibrio fisiologico tra le popolazioni batteriche, e quindi ci possono portare a una mal metabolizzazione di alcuni alimenti che magari prima tolleravamo in maniera ottimizzata. Quali sono questi dolcificanti? Per esempio il sucralosio, il maltosio, sono tutti quelli che finiscono in olo, il mannitolo, non il maltosio, il mannitolo, il sorbitolo, li troviamo in molti prodotti, per esempio anche integratori alimentari, piuttosto che nelle bibite zero. I tuoi contatti, Lorenzo? So che hai appunto un sito, quindi se volessero saperne di più i nostri telespettatori? Sì, mi trovate su www.lorenzovieri.com, su Facebook come Lorenzo Vieri e su Instagram come Lorenzo Vieri Nutrizionista. Una curiosità, tu come ti comporterai nelle tue vacanze? So che partirai tra poco. Sì, allora ho la fortuna di aver preso un appartamento, quindi sono in casa e posso gestirmi abbastanza bene dal punto di vista alimentare, quindi facendo la spesa io e gestendomi la maggior parte dei pasti. Ovviamente il primo punto sarà di gestire mantenendomi allenato. Per esempio io porterò con me in vacanza un TRX, che è un cavo sostanzialmente che si può allacciare alle porte e si possono fare degli esercizi a corpo libero simulando quello che si fa in palestra. Io principalmente mi alleno in palestra durante l'anno. E l'altra cosa, cercherò di gestire soprattutto le cene in maniera libera e per rilassarmi, mentre il resto della giornata cercherò di stare in un'alimentazione corretta, un po' quello che vi raccontavo con la frutta e insomma alimentazioni molto... Quindi sempre la ricerca comunque dell'equilibrio, questo è importante dirlo. Sì, anche per questioni di coerenza con quello che faccio, chiaramente. Sarei un pazzo a fare il contrario. Grazie Lorenzo per essere stato con noi, quindi buone vacanze, ti aspettiamo presto. Grazie Francesca dell'ospitalità e grazie a tutti per avermi seguito. Noi ci fermiamo qualche minuto e torniamo con la seconda parte di Mattina in Salute, tra poco.